Va bene, dai, mañana, dai, che sennò sei sciora. Sì, mañana, dai. Dai. Tutto. Pronti, pronti. Via, alla un po'. Cotta. Prima, però... Beh, oh. Devo dirvi anche che aspetto un bambino. Eh no, c'è la miseria adesso. Tocca aspettare il cavallo, ma qua bagnare. L'anno scorso hanno portato a teatro oltre 4.000 persone in 12 anni, hanno avuto circa 60.000 spettatori. È il successo ottenuto da Cianfrusaglia, la rassegna di commedie dialettali che diverte ma allo stesso tempo salvaguarda il vernacolo fanese come elemento di importanza culturale e appartenenza al territorio. Quattro quest'anno saranno le compagnie protagoniste e il sipario del Politeama si alzerà lunedì 15 febbraio, poi il 16 e il 22 con gli attori del Guitto che dopo 2 anni di assenza torneranno con una commedia tutta nuova, ambientata in un castello dal titolo Un tir de schiop. La regia è stata affidata ad Alice Guidi. C'è una roba grossa un bel po'. C'è. Mirko ci ha lasciato le penne. No, Mirko. Allora, Mela, Matteo. Una villa storica di proprietà di 2 anziani nobili, decaduti e svaniti, che sono a corto di soldi e decidono di aprire questa loro proprietà, questo loro castello, alle visite al pubblico, proprio nel giorno in cui la figlia dei 2 anziani decide di passare un weekend con il marito. Un weekend un po' tranquillo, che però poi per l'arrivo dei turisti non sarà proprio così tranquillo. Insomma, ci sarà da ridere. Sì, sicuramente. A seguire ci sarà il GAF, che dopo aver compiuto l'anno scorso il 30° anno di attività è pronto a portare in scena la 27ª commedia inedita, Un scherz da Pret, scritto e diretto da Lucio e Fabrizio Signoretti. La trama è ambientata all'Hotel Fano di Sorrento e vede come protagonisti 3 eredi di un cardinale fanese. Il testamento però riserveranno un poche sorprese e la vicenda andrà ad intrecciarsi con avvenimenti legati agli altri avventori dell'albergo. Probavo, me sa che me conosci. Ecco. Tu ci sei potuto ti veda, magari a Hollywood? Sì, è più facile al Fanfani. La commedia di quest'anno che andremo a rappresentare il 29 di febbraio, quest'anno anche l'anno bisestile, proprio il 29 è toccata a noi, ci proviamo, tocchiamo ferro, qui adesso non c'è niente a toccare, però insomma andiamo il 29 di febbraio, lunedì, poi il 1 e il 2 di marzo, martedì, mercoledì, poi il 7 di marzo, quindi il lunedì successivo, noi... Proviamo ancora a fare 4 spettacoli, speriamo che il pubblico ci dà fiducia e insomma, venga numeroso come gli anni passati. Come il GAF, anche i Comedianti presenteranno il 14, 15 e 16 marzo la commedia in 2 atti Parimentanza alla Grassia, scritta e diretta da Marco Lucertini con l'aiuto regia di Serena Romiti. Abbiamo messo in scena una commedia molto molto divertente, ripeto, è solo da vedere, difficile da spiegare perché ci sono dei tratti anche... gialli, noir non è fanese, è francese, perché per quanto un po' noir è il fanese, ça se met un petit peu anche la francese è fanese ed è petit peu la stessa chose, la stessa chose. Sì, perché è ufficiale che esatto, è la stessa chose perché è francese come fanese, esatto. E quindi che dire, venite a vedere perché i colpi di scena saranno tanti e la cosa è veramente molto molto divertente. A chiudere la rassegna spetterà la compagnia Il Brudet che metterà in scena Do Taxi il 4 e il 5 di aprile. Novità di quest'anno è il debutto alla regia per Stefania Occhialini che da anni aveva questa commedia in un cassetto. Il ricavato delle serate sarà devoluto all'associazione Una Speranza per Federico, il bimbo fanese che combatte contro il morbo di Crab. Lo spettacolo è dedicato a Fano e al buon carattere dei fanesi per una storia surreale con problemi e difficoltà della società contemporanea, ma il tutto condito da leggerezza, umorismo e semplicità. Tu maledetto, tu ladro, tu imbroglione, tu pesarese. Possiamo dire che la fanesitudine quest'anno ci sarà e sarà sentita? Magari ci saranno dei dialetti che si sentiranno indubbiamente che sono fuori di Fano, però ognuno fa la zuppa con quello che c'ha. Ci vediamo a teatro. Grazie.
Dopo la richiesta esaudita di aumentare il contributo del comune per la rassegna Cianfrusaglia, durante la conferenza stampa di presentazione gli attori del vernacolo fanese hanno lanciato l'idea all'assessore Marchegiani di riproporre un premio per stimolare gli attori delle compagnie e al tempo stesso aprire le porte ai fanesi che abbiano voglia di dare il loro contributo per la scrittura dei copioni. Un problema emerso invece è l'assenza in città di uno spazio dedicato alle prove delle compagnie dialettali. Un premio, noi siamo assolutamente disponibili a concordarlo e a progettarlo con i protagonisti, lo faremo dei prossimi giorni. Altra cosa, un'esigenza sentitissima nella città, quella di avere un teatro di prova, sostanzialmente anche economico, spartano, che però abbatta i costi e dia la disponibilità a tutti questi volontari dell'arte di cimentarsi senza troppi patemi d'animo e appunto costi aggiuntivi. Anche su questo io credo che una strada che potremmo perseguire per avere un pronto effetto è quello di cercare qualcosa pronto all'uso, da affittare, da vedere, da concordare, anche su questo ci mettiamo al lavoro, perché riteniamo che ormai questa realtà esprime, questa è una buona notizia, tanti talenti, anche giovani, per cui questa cosa va agevolata.